Allora, io Montalto è il crinale dal quale siamo scesi, da Baccari che non si vede, che è nella conca, tira da dove siamo ora. Qua sotto è il Castunia, che finisce sul Polsi, sul Vallone della Madonna, e quello è Cannavi. Purtroppo in queste nubi, ma fortuna che non piove, comunque non si vede Pietrancastello. In quella direzione, Polsi nemmeno si vede, comunque giù. Allora, entrate in un altro crinale lì, quello potrebbe essere Mazzolisa. E siamo su un percorso che definivano quelli della Tirrenica che conduce a Reto Marina, cioè dall'altra parte, l'altro versante dell'Aspromonte, e viceversa chi era della Ionica, da San Luca, da Samo, gli consentiva di arrivare dall'altro versante dello spartiacque. E il percorso che stiamo facendo da Montalto è transitato da Baccari. Ora siamo a Serro di Pietratagliata, che abbiamo individuato, grazie alla segnalazione del professore Domenico Minuto, in un documento, in una confinazione del 1600, se ricordo bene, che segnala la località di Spata Comena, che è interpretata proprio dal professore Minuto come pietra tagliata. Arrivati al casello della Croce o Puntone della Croce, una bella struttura realizzata dagli operai forestali da credo una decina, quindicina d'anni, che generosamente lasciano un locale come nei rifugi alpini, il locale invernale per potersi rifugiare, appoggiare in caso di maltempo, fornito e anche dotato di un po' di beni e generi elementari di prima necessità e quindi disponibile per gli escursionisti. In un punto nodale come quello dove si stacca uno dei sentieri importanti che confluiva su Polsi, dove confluivano i sentieri che dalla piana scendevano poi a Polsi.
la nonna nella montagna con il chiuso bambino. Mentre la leggenda è raffigurata in una delle formelle del portale in bronzo del monastero.